Buonasera a tutti i nostri telespettatori, abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un vero politico della Campania, che è Enzo De Luca. Buonasera Presidente. Buonasera a lei. Siamo qua nei nuovi studi Teleprima e parliamo un poco di vera politica, quella che in Campania il Presidente De Luca sta lanciando. Presidente, iniziamo con morbidità. La prima cosa che vogliono sentire i nostri campani, ma lei innanzitutto come hobby, che le piace? Che fa come hobby, come Presidente della Regione? Ora lei immagina che il Presidente di una Regione come la Campania abbia tempo per coltivare hobby. È complicato perfino mantenere un livello di vita umano. I ritmi di lavoro, l'intensità di lavoro è davvero infernale, che si comincia la mattina, si finisce la notte. Molti forse che ci ascoltano fanno fatica a rendersi conto. Dipende dalla scelta che fai. Se decidi di cambiare la faccia di una regione devi dare l'anima, veramente non c'è il tempo neanche di respirare. Se vuoi fare il turista puoi vivere bene, tranquillo, in maniera gratificante, ma non cambi di una virgola la realtà. Ogni tanto mi consento solo di non perdere il vizio di leggere qualche cosa per mia curiosità intellettuale o per approfondire qualche tema che merita un approfondimento. Bene, Presidente, lei quando partì è stata una bella. Dopo il 42% che il PD prese, nacque questa bella, questo grande PD nazionale. Poi ad un certo punto, dopo le primarie, che lei è stato molto bravo, che ha vinto e diventato governatore della Campania per le sue capacità, si è ben chiaro, glielo riconosciamo tutti. Ad un certo punto stava facendo il PD scende, De Luca però mantiene sempre, mantiene un poco tutto, riesce che comunque in Campania non ci sono grosse difficoltà in quanto lei opera bene, con tutte le polemiche, con tutte le chiacchiere che ognuno fa dalla mattina alla sera. Lei, perché c'è un problema al Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, per quanto ci riguarda, noi pensiamo che un voto di protesta non è un voto politico. È un voto che, secondo me, i cittadini vanno contro la mala politica. Lei sta indirizzando la Campania, la sta salvando, glielo riconosciamo, sta facendo grandi cose. Perché ci deve stare un asse che in questa trasmissione, che ritengo una trasmissione importante, un asse di uno spostamento di ritorno a votare il centro-sinistra e non votare né Forza Italia al centro-destra e né il Movimento 5 Stelle, in quanto il Movimento 5 Stelle è un voto di protesta. Per quanto riguarda il centro-destra, sono stati 20 anni ad amministrare e non hanno portato risultati né nazionali né campani. E la Giunta Caldoro è stato un flop generale. Lei perché devono votare e ritornare a votare di nuovo il centro-sinistra in campagna? Io sono convinto che in larga misura noi paghiamo molti errori fatti dal Partito Democratico. In tanti territori l'immagine che abbiamo dato come PD non era l'immagine migliore. Problemi interni, scontri, lacerazioni, ma soprattutto grande inconcludenza e una difficoltà a rappresentare i problemi reali dei territori. E non c'è dubbio che questo ha determinato anche una perdita di consenso. Allora, guardi, io ho molto rispetto per tutte le forze politiche, ma credo che dobbiamo fare un'operazione verità, dirci con sincerità le cose che sono andate bene in questi anni e quelle che sono andate male. Io almeno ragiono da uomo libero. Io credo che questi 3-4 anni di governo che abbiamo alle spalle abbiano prodotto risultati importanti per l'Italia e anche errori per l'Italia. Risultati importanti. Intanto stiamo uscendo dalla crisi, si può dire ancora lentamente, ancora molto lavoro precario, non c'è dubbio che c'è,
ma non è la stessa cosa ragionare avendo un paese che è sull'orlo del tracollo o avere un paese che ha ricominciato perlomeno a crescere. E questo grazie anche a tanti incentivi all'imprenditoria, al mondo del lavoro, alla dinamizzazione del mercato del lavoro. Sono state fatte cose importanti per i diritti civili in questo paese. Poi sono state fatte riforme o sbagliate o condotte male, come la riforma della scuola. Un governo investe 3 miliardi di euro, stabilizza 100.000 insegnanti precari e riesce a mettersi contro quasi tutti. Ci voleva veramente una grande capacità. Quindi quello è stato un errore, se non altro, di mancanza di coinvolgimento del mondo della scuola. Poi ci sono stati altri errori. Io mi sono sempre domandato come mai passiamo nel giro di 2 anni dal 41% dei voti alle europee al 25, 26, 24, quello che sarà oggi. E qui probabilmente dobbiamo approfondire la riflessione, non lo abbiamo fatto fino in fondo. La mia opinione è questa: oltre alla riforma della scuola, che è andata come è andata, su alcuni punti abbiamo sbagliato. Io credo per esempio che il nuovo codice degli appalti abbia frenato pesantemente gli investimenti, l'apertura di cantieri in Italia. Credo per esempio che sui temi della sicurezza non siamo stati all'altezza. Oggi, per la prima volta, oggi in questi mesi, abbiamo un ministro dell'Interno come Minniti che dimostra di aver capito che quando la gente ha paura e devi parlare chiaro sui temi della sicurezza. Io credo che dobbiamo fare ancora di più. Io credo per esempio che dovremmo varare un piano per la sicurezza urbana. Poi se vuole approfondiamo il tema dell'emigrazione, a Caserta pesa particolarmente, ma non c'è dubbio che sul tema della sicurezza abbiamo avuto ritardi. Pubblica amministrazione. Vede, io credo che in Italia il problema vero sia il groviglio burocratico, amministrativo, giudiziario. L'Italia è paralizzata da questo groviglio e su questo piano non siamo riusciti a produrre risultati convincenti. E poi il Sud. Abbiamo fatto tante cose come governo nazionale, il patto per il Sud, grandi investimenti nelle infrastrutture, ma c'è un tema che a mio parere va affrontato in termini di svolta, e cioè un piano per il lavoro per 200.000 giovani disoccupati del sud, perché al nord il problema non c'è. Al nord hanno recuperato tutti i posti di lavoro perduti dal 2007, al sud no, non ancora. Allora qui ci vuole più coraggio. Io credo che il prossimo Parlamento debba trovare questo coraggio. Allora io valuto l'azione di governo in maniera molto, credo, oggettiva, fredda. Qual è il nostro problema? L'alternativa per domani qual è? Allora, i governi che abbiamo alle spalle hanno fatto cose importanti, ma anche cose sbagliate o cose non risolte. C'è qualcun altro in grado di fare meglio? A me, sinceramente, non pare. Io rispetto per Berlusconi, che è un combattente e merita rispetto, ma devo dire sinceramente che a volte, quando vedo le immagini televisive, mi crea disagio. Sono immagini così consumate che non credo che da quella parte verranno risultati, meno che mai dopo le esperienze fatte al sud con il centrodestra. Per i 5 Stelle abbiamo una situazione, anche qui, io ho molto rispetto per gli elettori, capisco che tanti elettori votano per rabbia, per come dire, un risentimento di fondo verso la politica tradizionale, ma non sono disponibili ad accettare di essere preso in giro dai dirigenti 5 Stelle, che stanno dicendo esattamente il contrario di quello che hanno detto per 5-6 anni e hanno introdotto nella vita pubblica del nostro paese un elemento di violenza, di incarognimento, di offesa permanente che a mio parere ha fatto male all'Italia. Oggi stanno facendo esattamente il contrario di quello che hanno detto. Sull'Europa tutto il contrario. Sulle politiche ambientali tutto il contrario, sulla giustizia tutto il contrario, sul sud non ho capito che cosa propongono, tranne alcune cose francamente risibili: reddito di cittadinanza per una famiglia 1.600 euro al mese,
credo che se le diano 1.600 euro al mese, lei decide di non andare a lavorare proprio, sta a casa, ci sto pure io. Cose francamente. E infine questa vicenda clamorosa delle parlamentarie. Ma come, avete parlato per anni della trasparenza, noi siamo diversi, noi facciamo tutto alla luce del sole, dopodiché dopo 15 giorni non sappiamo ancora chi è andato a votare per le parlamentari, chi ha preso i voti, chi è stato scelto, perché avete scelto. Allora mi pare che da questo versante non ci sia grande credibilità come forza di governo del Paese. Preferisco ministri come Padoan, di grande prestigio, ministri come Minniti, che hanno cominciato a voltare pagina. Condividiamo. Presidente, il voto giustamente del 5 Stelle, che è un voto prettamente non politico, i giovani di oggi, il segnale che noi dobbiamo dare è importante oggi, che tanti giovani credono a questa, perché noi dobbiamo anche dirci, noi dobbiamo ringraziare anche in Italia, diciamo, dobbiamo ringraziare, diciamo, la magistratura che sta comunque dando grossi successi contro la criminalità, contro il denaro che è in svariati posti che riescono a scoprire, contro una delinquenza in questo territorio che hanno quasi smantellato. Questo va anche, bisogna prendere atto che fa parte anche di un lavoro del vostro governo. Lei in Campania ha indirizzato bene, diciamo, un lavoro che va riconosciuto, perché veramente sta facendo tanto per la Campania. Come anche a Caserta, lei ha rilanciato il policlinico, è stato a Castelvolturno che sta nascendo un grande allargamento di questa clinica. Lei veramente sta prendendo a cuore questa città, diciamo la Caserta e provincia. E, Presidente, però noi dobbiamo, per questi giovani, noi dobbiamo far capire che il voto che va a 5 Stelle è un voto, non è un voto che può diciamo, dare qualcosa a questa Campania o all'Italia. Cioè, questi giovani devono capire che la storia vera, per quanto mi riguarda, nella storia nazionale campana, c'è un vero partito storico come il PD, che non è un partito come Forza Italia, che è un partito, non voglio andare in merito, e come anche questi 5 Stelle. Noi per questi giovani, lei sta veramente, so che sta facendo tanto, ma come possiamo far capire la verità a questi ragazzi che non vogliono andare a votare, chi vuole andare a votare, ci vuole votare 5 Stelle? Cioè, è un errore che poi ci troviamo in difficoltà in una programmazione sia italiana sia che campana, e per un futuro anche loro. Guardi, quando qualcuno mi ha chiesto che pensi dei 5 Stelle, io avrei fatto questo tentativo: mettiamoli a governare per 6 mesi e si risolve il problema. Allora vediamo di capirci, c'è un clima di grande pesantezza in Italia, c'è anche un clima di grande distacco dalla politica e anche di grande rancore. E le devo dire che io capisco anche il malessere, anche l'insofferenza di tanti giovani nei confronti della politica tradizionale. Se devo essere ancora più sincero, io quando sento alcuni esponenti, anche del PD nazionale, parlare, diciamolo in termini non eleganti, mi ammoscio, non li reggo neanche io, sono una cosa insopportabile. Quindi capisco che quando un ragazzo sente parlare in termini burocratici, vabbè, nasce davvero una grande insofferenza. Detto questo, io credo che dobbiamo fare un'operazione verità e dobbiamo sollecitare tanti giovani, tanti elettori che vogliono esprimere un voto di protesta a fare un ragionamento semplice e responsabile. Ma voi veramente credete che quella classe dirigente che propongono le 5 Stelle possa governare un paese come l'Italia? Se è questo, vi farete del male. Se è questo, vi farete del male. Vi faccio un esempio. Noi stiamo uscendo adesso dalla crisi. Se va al governo una componente politica irresponsabile o avventurista, basta che salga lo spread in Italia di 20 punti e l'Italia si gioca 5, 6, 7 miliardi di euro. Per spiegarmi in termini più semplici, l'Italia è un paese che
è indebitato fino al collo. Per pagare i servizi noi dobbiamo vendere titoli di Stato, buoni del Tesoro, CCT, e pagare degli interessi a quelli che acquistano i buoni del Tesoro. Se gli interessi che devi pagare salgono oltre una certa soglia, tu ci rimetti 3, 4, 5 miliardi di euro l'anno, come accadeva alcuni anni fa, quando avevamo lo spread a 300. Allora qui bisogna stare attenti, perché non si scherza più. Qui rischiamo di giocarci le risorse che potremmo investire e rischiamo di mettere a rischio i risparmi delle famiglie. Io sono fra quelli che non hanno ancora capito che diavolo propongono i 5 Stelle. Una delle bandiere di questo partito, reddito di cittadinanza, e nessuno ha mai chiesto concretamente che significa. Per esempio, ai cassi integrati, che pensate di fare? Gli togliete la cassa integrazione? E agli ultracinquantenni, che pensate di fare? L'ultima proposta che hanno avanzato è questa: se tu perdi il lavoro a oltre i 50 anni, hai una famiglia, ti garantiamo un reddito di 1.600 euro al mese. Torno alla domanda di prima. Certo. Se uno le offre 1.600 euro al mese, lei va a lavorare e se ne sta a casa. Ma si possono fare queste proposte assolutamente cervellotiche, che non stanno né in cielo né in terra. D'altra parte, le esperienze di governo che propongono le 5 Stelle sono imbarazzanti. A Torino, a Roma, dappertutto. A Roma non si chiede la rivoluzione, si chiede di riempire le buche stradali, di ripulire un po' la città, di tagliare gli alberi che se ne cadono sui cittadini. Questo è tutto. Siamo in una situazione imbarazzante. Se lei andava nel periodo festivo a Roma, aveva un'immagine della capitale d'Italia deprimente. La capitale d'Italia. Allora io vorrei rivolgermi con grande semplicità a tanti giovani, a tanti elettori che vogliono esprimere un voto di rabbia, per dire: ragioniamo un attimo, perché noi rischiamo davvero di farci del male. La regione Campania, da questo punto di vista, è un esempio di che cosa si possa fare per i giovani. La Campania ha avuto un tasso di sviluppo per il 2016 del più 3,2%. La Campania è cresciuta il doppio della Lombardia. Abbiamo preso delle misure straordinarie. Garanzia Giovani ha portato ad assumere a tempo indeterminato 20.000 giovani. Abbiamo dato incentivi per l'occupazione giovanile fino a 13.000 euro per ogni assunto. Dato il credito d'imposta alle imprese. Poi su un altro versante abbiamo dato il trasporto gratuito agli studenti. In Campania ci sono 105.000 abbonamenti gratuiti che diamo agli studenti. Cioè una famiglia dove ci sono due ragazzi che vanno a scuola risparmia 1.000 euro in media. Abbiamo lavorato per garantire le borse di studio agli studenti meritevoli, facendo investimenti importanti. Allora, noi stiamo dinamizzando l'economia, adesso dobbiamo investire i fondi europei, ne parliamo in relazione al master plan che decolla a breve a Caserta, sul litorale Domizio, e dobbiamo avere un piano per il lavoro, per i giovani del sud. Io insisto, noi dobbiamo mettere in piedi un piano per il lavoro che dia la possibilità di immettere nella pubblica amministrazione decine di migliaia di giovani, senza fare porcherie clientelari, senza rigonfiare la spesa pubblica. Ma questo è poi il vero PD, il vero De Luca. Cioè questo... Noi siamo ridotti al punto che abbiamo un'età media nella sanità di 58 anni, abbiamo comuni, province, istituzioni locali nelle quali non c'è un ingegnere, un tecnico informatico, un economista. Ma quale informatizzazione dei servizi vogliamo ottenere in queste condizioni? Allora, io credo che ci sia spazio per un piano per il lavoro rivolto ai giovani diplomati e laureati, per l'immissione graduale nella pubblica amministrazione. Allora, riapertura dei cantieri, fondi europei, incentivo alle industrie per assumere i giovani, un piano per la pubblica amministrazione. Ecco. Io vedo che abbiamo nelle mani la possibilità davvero di creare lavoro per un'intera generazione. Cosa che mi infastidisce è questa doppiezza, questa falsità. Voi notate che c'è il candidato delle 5 Stelle che va in giro con
la giacchettina abbottonata, tre, cioè come un seminarista, come... Poi però andiamo nelle istituzioni e troviamo i gruppi delle 5 Stelle che esprimono una carica di violenza, di aggressività. Nel Consiglio regionale non c'è un intervento fatto da esponenti delle 5 Stelle che non sia pieno di offese, di improperi, di presunzione. E questo non va bene, perché non mettetevi d'accordo, cioè qual è l'immagine vera delle 5 Stelle? È quella che cerca di accreditare il loro candidato o quella della realtà? Certo. Allora, noi abbiamo assistito a troppi balletti in questi mesi. Parlavano contro i poteri forti, poi vanno a Londra, alla City, a parlare alla finanza internazionale. Gesù, Giuseppe e Maria, ma come avete detto fino a ieri che quelli erano i nemici, poi andate a parlare con Confindustria, poi facciamo le infrastrutture, il metanodotto da fare in Puglia, certo. Lo volete fare sì o no? Certo. Gli impianti di compostaggio qui li volete fare sì o no? Vediamo di capirci molto concretamente. Allora, io sono espressione di una esperienza amministrativa fatta di coraggio, di concretezza, di apertura di cantieri, di dinamizzazione dell'economia e anche di sburocratizzazione. Sui temi della giustizia, che cosa avete in testa, che volete fare? Lo chiedo ai dirigenti delle 5 Stelle. Io sono per avere una riforma profonda della giustizia. Noi siamo in una situazione per la quale un povero Cristo rischia di rovinarsi la vita per un avviso di garanzia. E i grandi ladri, continuano a fare i grandi ladri. Abbiamo una situazione in Italia per cui se un funzionario pubblico riceve una condanna in primo grado per abuso in atto d'ufficio, cioè il nulla, in un paese che muore di burocrazia, si rovina la vita perché riceve la metà dello stipendio e il demansionamento. Allora vogliamo cambiare queste regole demenziali o no? Allora, io sono per avere anche più rigore nei confronti dei ladri e dei tangentisti, ma sono per avere anche un paese civile nel quale un dirigente, un funzionario, un amministratore sia messo in condizione di lavorare e di firmare atti senza avere il patema addosso, senza avere la paura di rovinarsi la vita. Queste sono le cose concrete rispetto alle quali le 5 Stelle non dicono assolutamente nulla. Dicevo prima, abbiamo approvato un codice degli appalti che secondo me va male. Non ho sentito dire una parola su una legge che è decisiva per lo sviluppo dell'Italia. Allora, il tema che è di fronte ai cittadini italiani è questo: non difendere al 100% le cose fatte in questi anni, per l'amor di Dio. Ci sono alcune cose anche sbagliate. Però vi è una classe dirigente che è in grado di portare avanti l'Italia, anche con il contributo critico di tanti cittadini. Dall'altra parte mi pare che non ci sia una classe dirigente minimamente credibile. Per chiudere, per me un ministro come Padoan dovrebbe essere mantenuto all'economia nel governo dell'Italia, al di là delle forze politiche, perché è un ministro di quelli che hanno credibilità in Europa, che ci aiutano ad avere un aiuto dei margini finanziari. Se mettiamo uno squinternato a fare il ministro dell'economia, buonanotte, qui riandiamo verso la crisi. Allora, questo è il ragionamento da fare con i nostri concittadini, uno sforzo di ragione, poi per l'amor di Dio ognuno è libero anche di divertirsi. Ma è un errore vero però per i giovani, per i nostri figli, però per il nostro futuro. Rischiamo di farci male scherzando. Un altro problema serio, diciamo, lei sa benissimo che Caserta e provincia è stata sempre diciamo più di un'area più di centrodestra che centrosinistra. Ultimamente è diventata centrosinistra. E, su questo territorio, diciamo, qualche errore è stato fatto. Che giustamente questa cosa ha pesato un poco alla provincia di Caserta. Lei su questa cosa non c'entra proprio, lo sappiamo bene. Oggi noi dobbiamo un poco recuperare. C'è volontà di votare a centrosinistra, perché si era creato un poco questa sinergia di questa sconfitta di Marino, ha creato un poco di fibrillazione. Lei ha recuperato fortemente perché come Presidente della Regione Campania è ben visto dai nostri dati, perché noi abbiamo un difetto come gruppo,
ci facciamo i dati personali, non ci fidiamo di nessuno, Presidente, sono i migliori, quelli sono i migliori che ci danno sempre soddisfazione. Lei sta benissimo, cammina bene, i dati sono vincenti, però questa cosa ha creato un poco, perché noi dobbiamo dire anche un'altra cosa importante, il centrodestra, la vera Forza Italia è stata una delusione dal 94 ad oggi, perché non è stato un partito, ma bensì, non voglio usare termini sbagliati e né essere di parte, oggi si è vociferato un poco il Salvini di turno che dopo tutto quello che ha detto contro di noi campani viene sul territorio e viene a cercare voti nella Campania e nel sud. Salvini ha sbagliato candidature, Berlusconi ha sbagliato di nuovo candidature, significa che non è, ritorniamo ancora indietro, che non c'è una vera Forza Italia, un vero centrodestra che può dare qualche cosa a questo paese. La giunta Caldoro, i 5 anni di Caldoro sono stati, e lo sappiamo tutti quanti, sono stati una delusione vera dall'A alla Z. Oggi lei sta traghettando, va bene, un PD di nuovo a diventare forte, e credo che le condizioni ci sono anche a Caserta per recuperare fortemente. Lei al di fuori di tutto, per Caserta che sta lavorando bene, ripeto, il policlinico, tutto questo, per Caserta, lei che ci tiene tanto, diciamo, Presidente, che può ancora, diciamo, cercare di far crescere questa realtà che era solo martorizzata dalla camorra, si parlava solo di imprese colluse, lei ha dato un segnale forte. Oggi, per recuperare tutto questo elettorato sano, pulito e ritornarlo nel PD, perché poi avete buoni candidati a Caserta, che è Nicola Caputo, c'è Stefano Graziano, abbiamo il piacere e l'onore, comunque a Caserta devi dire anche suo figlio, che mi hanno parlato molto tutti quanti bene di suo figlio, sulla scelta del papà e il figlio, sono scelte degli altri, ognuno può dire quello che vuole, ma non conta niente. Però Caserta può recuperare fortemente. Lei che ne pensa un poco di tutto questo ambaradam casertano? Allora, mettiamola così, io credo che ogni forza politica debba guadagnarsi sul campo il rispetto dei cittadini. Il rispetto lo guadagni se ti presenti in maniera credibile sia sul piano dei comportamenti che sul piano della concretezza e dei risultati. Diciamo con sincerità che non sempre il PD, anche a Caserta, potremmo dire anche a Napoli, si è presentato nel modo migliore. Abbiamo avuto a volte conflitti interni, lacerazioni che hanno pesato. Bisogna dirlo con sincerità. Ma questo è importante. Devo dire tuttavia che mai come oggi il PD si può presentare a testa alta a Caserta. Mai come oggi la provincia di Caserta ha avuto attenzione politica, finanziaria, come stiamo garantendo noi oggi. Sono stati lunghi anni quelli di governo del centrodestra. Caserta è stata rappresentata per lunghissimo periodo dal centrodestra. Risultati? È una domanda che io pongo ai cittadini casertani con grande semplicità. Noi ci presentiamo, parlando sempre di cose concrete, ci presentiamo così. Per la sanità, io ho approvato un piano ospedaliero che attribuisce alla provincia di Caserta 600 posti letto in più. 600 posti letto in più. Abbiamo riaperto il pronto soccorso ad Aversa, abbiamo riavviato il cantiere del policlinico di Caserta facendo anche investimenti significativi. Mi limito a queste tre cose. 600 posti letto in più. Mica era facile approvare un piano ospedaliero. Caserta era l'area più penalizzata per i posti letto. Abbiamo detto dobbiamo fare le persone serie e rispettare i territori. Per la sanità abbiamo aperto uno scenario davvero importante per Caserta. Siamo stati stamattina a Pineta Mare, si raddoppia, si triplica quell'ospedale, lo faremo sempre con rigore, noi guarderemo alla qualità delle prestazioni, ovviamente puntando in primo luogo a valorizzare la sanità pubblica, ma senza ideologismo. Cioè stiamo dando dignità su questo grande servizio di civiltà ad una provincia che non era mai stata tutelata. Si facevano un po' di clientele, esatto. Un po' di primari, un po' di beghe interne, ma alla fine il nulla. Ambiente,
avevamo una provincia che era la più martoriata d'Italia, fra Terra dei Fuochi, Ecoballe, inquinamento ambientale, cantieri bloccati. Beh, noi abbiamo riavviato i cantieri di Bandiera Blu. Bandiera Blu è un grande progetto che serve a fare le reti fognarie, a intercettare le reti fognarie per evitare tutti, sversamenti, certo, a mare. Sversamenti di inquinamento totale. Abbiamo dovuto recuperare 65 milioni di euro perché non c'era più un euro. Abbiamo fatto ripartire i cantieri. Nell'Alto Casertano partono i cantieri per i corpi idrici superficiali. Abbiamo investito mezzo miliardo di euro, mezzo miliardo, per potenziare e riqualificare i depuratori dell'area nord di Napoli. Parte il grande progetto Reggi Lagni, 200 milioni di euro. Abbiamo avviato un progetto gigantesco per rimuovere le ecoballe. Questa mattina abbiamo fatto partire un servizio di controllo sulla Terra dei Fuochi con i droni. I droni sono gestiti dall'Arma dei Carabinieri. Avremo la possibilità di fare un contrasto contro chi va a sversare i rifiuti, accende i roghi. Abbiamo aperto quattro uffici misti, quattro presidi territoriali, Mondragone, Marcianise, Massa di Somma e Giugliano. Stiamo facendo un lavoro gigantesco per rimuovere le ecoballe, per contrastare i roghi nella Terra dei Fuochi. L'obiettivo è di trasformare quella che nel dibattito nazionale era la Terra dei Fuochi, come dico io, nella Terra dei Fiori, nella Terra del Lavoro, nella Terra della grande agricoltura di qualità. Sul piano della cultura, avevamo una reggia di Caserta che veniva utilizzata per far fare la ginnastica la mattina a qualcuno. Abbiamo deciso, l'ho fatto io personalmente, di investire a Caserta nella reggia, inventando un programma chiamato l'Estate da Re. Sì, investire, portare l'opera lirica. Abbiamo fatto il Nabucco, abbiamo fatto la Nona Sinfonia di Beethoven, abbiamo portato Ennio Morricone per valorizzare quella che è la reggia più bella del mondo. Abbiamo dato una mano alle zone industriali. Insomma, sinceramente, voi avete idea di una quantità così forte di investimenti e di attenzione a Caserta? Le va riconosciuto, mai successo? Allora, l'ho fatto per passione. Questo lavoro l'abbiamo avviato da anni, da sempre. E stiamo poi concretizzando un progetto strategico che è il master plan del litorale Domizio. L'ho detto in campagna elettorale e lo faremo. Il litorale Domizio deve diventare la Romagna del Sud. Credo che presenteremo a metà mese il master plan. È un lavoro gigantesco. Che significa? Sì. Significa un progetto di riqualificazione urbanistica che apre spazi agli investitori privati. Si sono già candidati 200 imprenditori privati a fare investimenti per 5 miliardi e 200 milioni di euro. Se completiamo la depurazione, abbiamo il mare balneabile, certo, abbiamo il master plan che cresce, gli investitori privati che investono, noi creiamo decine di migliaia di posti di lavoro. Allora, con grande semplicità, noi ci presentiamo così a Caserta. E quando chiediamo un consenso lo chiediamo su questa base ai nostri concittadini, cioè sulla base dei fatti. Ripeto la domanda, dopo decenni di dominio del centrodestra c'è mai stata la possibilità di verificare tanta attenzione e tanti investimenti? Questo le va veramente seriamente riconosciuto. Vi aggiungo, sta facendo un ottimo lavoro. L'estate scorsa abbiamo avuto un'emergenza che riguardava le scuole. Certo, sì, sì, perché il centrodestra ha portato al dissesto la provincia di Caserta. Sì. Abbiamo incontrato docenti, presidi di scuola che non sapevano se potevano aprire le scuole. Beh, abbiamo investito altri 2 milioni di euro per consentire ai presidi di fare interventi di messa in sicurezza per gli impianti elettrici, le vie di fuga e quant'altro. Allora, in tutta sincerità, al di là degli ideologismi, se ragioniamo con onestà e con sincerità, dobbiamo riconoscere che stiamo facendo uno sforzo enorme. Abbiamo candidati, credo, credibili.
è stato impegnato, lei ricordava Piero De Luca, ma è una candidatura scelta dal livello nazionale del partito per ringiovanire anche le rappresentanze. Posso dire una cosa? Io guardi, le dico una cosa con sincerità, sono abituato a essere chiaro. A me questa discussione sul fatto del figlio di chi figlio di... Io no, diciamo, non condivido questa discussione, perché un ragazzo può essere bravo e va avanti. Io sono sincero, però le posso dire che per esempio dei miei giornalisti, se non sono d'accordo con la linea editoriale, certe volte così funziona, cioè, non è che posso fare il dittatore in casa mia perché non funziona così. Però adesso un minuto solo di pubblicità e poi ci ritorniamo subito. Pubblicità. Sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano y la cara de azul y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo ir a volar en el cielo infinito. E ritorniamo con il nostro presidente della regione Campania, Enzo De Luca. Presidente, poche ultime domande, perché so che lei in questo momento è impegnato, ma a parte del, che lo so, lei lavora più sulla regione Campania, che non ha molto tempo perché gli impegni in regione sono veramente tanti importanti. Ma lei mi ha dato sempre l'impressione che vuole rimanere nella storia. Per quello che sta facendo per la Campania, le condizioni ci sono. Lei è uno che inizialmente ha fatto impazzire tutti e fa impazzire ancora tutti con il suo modo bello, genuino, ma a un certo punto si sta frenando un poco. Che le sta succedendo? Forse è troppo impegnato, forse rompono le scatole dalla mattina alla sera, ma lei inizialmente mi permetto con simpatia, lei è un trascinatore che fa... Che sta succedendo? Allora, rimanere nella storia. Io innanzitutto voglio rimanere in buona salute, perché qui abbiamo una quantità di porta seccia in Regione Campania che bisogna cautelarsi, diciamo. No, niente, io credo che bisogna fare una scelta nella vita. Questo tipo di lavoro ti porta a mutilarti l'esistenza. Credo che il governo della Campania sia una delle responsabilità istituzionali più pesanti d'Italia, d'Europa. Se vuoi lavorare seriamente devi buttare il sangue da mattina alla sera. In Italia le cose non camminano da sole e meno che mai in Campania. Qui devi stare veramente con il fiato sul collo per tutti i passaggi amministrativi, altrimenti non si conclude nulla. Allora devi fare una scelta di vita. Se vogliamo cambiare la Campania, per me cambiare la Campania significa garantire i grandi servizi di civiltà, trasporto, sanità, significa ripulire l'ambiente, ma significa soprattutto dare ai nostri figli la possibilità di trovare un lavoro qui, dignitoso, e di potersi fare qui una famiglia senza dover emigrare. O cambia oggi la Campania o non cambia mai più. E non perché magari non c'è De Luca, ma perché i problemi diventano talmente incancreniti che poi veramente tu non ce la fai. Noi ci siamo impegnati nella sfida delle ecoballe, della bonifica delle discariche, del controllo della terra dei fuochi. Ma chi mi obbligava a fare questa scelta? Io potevo far finta di non vedere il problema, come hanno fatto altri. Potevo dire tranquillamente, questi hanno messo le ecoballe qui 20 anni fa,
chi mi obbligava. Avrei fatto una scelta da opportunista. Lei pensa che io non sappia quanto sia complicato togliere 5 milioni e mezzo di ecoballe. Non è uno scherzo. È un lavoro massacrante, sì. Però io so che o ce la facciamo noi a risolvere questo problema o non lo risolverà più nessuno. Allora io parto innanzitutto da una scelta morale, fare il proprio dovere, corrispondere all'onore che mi hanno dato tanti cittadini che mi hanno votato, dando la vita per risolvere i problemi. E questo lo faccio anche per rispetto di chi non mi ha votato, ma che magari, verificando il lavoro che facciamo sul campo, è disponibile a darti fiducia e a darti rispetto. In questa attività ovviamente cerco di frenarmi, un po', con un po' l'età, un po'... Lei attira fortemente, che sta succedendo? Ci ogni fa tanto. Ogni tanto? No, non vi preoccupate, la salute è buona, non vi preoccupate. Il problema è questo. Che... Lei in questo momento sta aiutando molto i candidati, Graziano, il grande Nicola Caputo, tutti quanti, perché sta facendo recuperare i voti a dismisura, perché qua con un poco di sorriso, cioè la gente vuole questo, vuole un po' di sorriso, un poco di... Cioè che allora, si parla solo di guai, solo di problemi. Mettiamolo Beh, così. Presidente, non si fermi, continua ad essere con me, non pensi a nessuno. È la cosa più bella. Quindi. E le pare che alla mia età cambio carattere, che vuoi cambiare? Puoi attenuare un po', ma io a volte mi devo mordere la lingua perché ci sono tanti di quegli imbecilli, che è una cosa insopportabile. Ho fatto appena una polemica con alcuni giornalisti che hanno mandato in onda su Rai 3 un servizio sulla sanità campana che era veramente vergognoso. Ma non ci sono parole, hanno presentato la sanità a Napoli come la sanità di Kabul, del Bangladesh. Lasciamo perdere. Allora a me piace essere un uomo libero, avere rispetto per tutti, anche per gli avversari, certo, così bisogna essere. Ma partendo dalla considerazione che la stupidità non è un argomento. E siccome io butto il sangue dalla mattina alla notte, non voglio essere ricattato da nessuno. Cioè c'è gente che immagina che lei è un autorevole editore televisivo, lei ha in mano uno strumento efficace e potente. Certo. Ci sono suoi colleghi che immaginano di poterti ricattare, perché se non sei amico, non mi lisci il pelo, io poi faccio il servizio contro. Con me questi sistemi non funzionano. Io non pago nessuno, non offro a lei e agli altri nessun viaggio gratis, nessun pranzo gratis. Io voglio rispetto per il mio lavoro. Sì, ovviamente si può sempre migliorare per l'amore di Dio. Però, Presidente, un rispetto come giustamente però, lei ha sempre l'idea in Campania. Questa, che ci questa, sia la sindrome di Garibaldi, che alcuni possono dire tutte le bestialità che vogliono. E tu non puoi dire niente. Ehi, a Giovanni, allora se io fossi uno che fa il turista alla regione Campania, avreste il diritto di dire. Io mi sto, vi prego di credermi, mutilando la vita. Perché tu a volte non riesci neanche a interrompere per una colazione, non ce la fai, perché sono tanti i problemi che si sono accumulati. Allora io non voglio assolutamente nulla, voglio però il rispetto per il lavoro e la fatica che si sta facendo, che non significa che devi essere d'accordo. Tu puoi esercitare una funzione critica, ma la demagogia no, la falsità no, far finta di non capire il lavoro che si fa no, questo non è corretto e non è accettabile. Poi ogni tanto mi scappa qualche battuta, almeno datemi. L'ultima che mi è capitata. Ma lei mi ha mai raccontato qualche barzelletta, qualche cosa in televisione? Cioè, in Campania vogliono sentire anche il nostro presidente che racconta qualcosa di divertente, perché giustamente ci vuole questo. Questo poi fa stare bene anche a tutti quanti. E ho capito, lei vuole farmi perdere i voti. Abbiamo appena recuperato. No, ha recuperato fortemente. Abbiamo appena recuperato qualcosa. Ma lei guardi, veramente noi abbiamo dei sondaggi, non le dico, le facciamo noi personalmente, ma lei sta benissimo. Il problema è, non è che qua non ci conoscono bene. Guardi, facciamo, è ben chiaro. Io credo che abbiamo un mese di tempo, non è tantissimo il tempo, ma credo che se facciamo semplicemente un'operazione verità, da fare con sincerità, con umiltà, dicendo con onestà ai cittadini anche le cose che
non vanno bene o che abbiamo sbagliato, certo, tutti quanti noi. Ma così, con semplicità. La prima cosa drammaticamente sbagliata è stata la vicenda del referendum. Ma è proprio stato un errore grosso. Vede però, sì, come siamo combinati oggi. Mm-hmm. L'Italia è tornata indietro ai 20 anni, abbiamo, sì, avuto una legge elettorale. Avremmo dovuto costruire una legge elettorale che consentisse di sapere il giorno dopo chi governava e chi andava all'opposizione. Oggi siamo in una palude. Sì. È stato fatto un tentativo di modernizzare le istituzioni italiane. Abbiamo anche sbagliato. Si è personalizzato troppo il referendum, si sono posti troppi interrogativi, forse se ci si limitava al quesito sul bicameralismo o meno. E tuttavia la realtà oggi è questa, oggi l'Italia, sì, è andata indietro. Sì. Allora, se ci presentiamo con sincerità, diciamo quello che abbiamo fatto, e sono cose importanti, non piccole cose, sì, e i problemi che sono rimasti aperti, e facciamo appello alla coscienza dei cittadini, al senso di responsabilità, io credo che alla fine la gente capisce quello che è utile, sì, per, sì, le famiglie, condivido, per le imprese, poi e quello che può essere un voto di sfogo, per cui ti togli lo sfizio, però il giorno non dopo da nessuna parte. Stai più inguaiato, ci roviniamo tutta la Campania, si rovina anche l'Italia, e poi le barzellette le facciamo davvero, se sbagliamo a scegliere. L'ultima cosa, poi ce ne andiamo, questa. Ma quando lei vede Crozza, che effetto le fa? Che le rompe sempre ogni tanto. Questo è divertente, questo, che effetto le fa? Un malvivente, Crozza. No, non riesco a vederlo, me lo raccontano, ma faccio fatica a vederlo. Secondo me dovrebbe pagarmi pure i diritti d'autore, certo, gli offro una sceneggiatura gratuita. Anche se devo dire che non ho colto, vabbè, ti sfotte e prende in giro, cioè, è evidente, però alla fine, diciamo, devo dire che non ho colto proprio la cattiveria, la malignità, è chiaro, fa il comico, ti deve prendere per i fondelli, sì, ti sfotte e vabbè, Presidente, io noi come editore di questo gruppo la ringrazio a nome mio, di tutta la mia famiglia e di tutti i nostri giornalisti, veramente ci ha onorato. E di lei c'è sempre stata stima, c'è stima, e spero che questa campagna elettorale porterà veramente un successo che merita per il lavoro che sta facendo lei, perché lo merita lei in prima persona come Enzo De Luca, il PD lo merita perché è un partito storico, anche se ha fatto degli errori che gli riconosciamo tutti quanti, errori elementari. La politica è bella anche per questa, io credo che però il successo può arrivare. E le auguro veramente tutta la fortuna di questo mondo, e la ringrazio della sua amicizia nei confronti del nostro gruppo, e spero di rivederla molto presto. Ma vorrei ringraziare io lei per l'ospitalità che mi ha dato, e approfittarne per rivolgere un saluto affettuoso, amichevole, a tutti i nostri concittadini della provincia di Caserta e la città di Caserta, che ho sempre considerato una provincia sorella rispetto a quella mia di provenienza. Sono territori molto simili, anche se noi, e questo è un mio rimpianto e una mia invidia, non abbiamo a Reggia di Caserta. Ho sempre detto, avessimo avuto una mezza Reggia di Caserta, è una meraviglia assoluta, ma veramente sono territori, sono città gemelle. E quando vengo a Caserta è come venire davvero in famiglia, perché sono territori per troppi anni marginalizzati, e che oggi stanno trovando respiro. Quindi vorrei approfittarne per rivolgere a tutti i nostri concittadini della provincia di Caserta, la terra di lavoro, un saluto cordiale e affettuoso ai nostri concittadini, alle loro famiglie, e ribadire, ma non ce n'era bisogno, che davvero Caserta ridiventa protagonista sulla scena regionale e nazionale. Questo è un impegno morale che mi sento di ribadire anche in questa occasione. Grazie, grazie, grazie Presidente, a lei. Grazie a voi, di telespettatori.